La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Terza puntata. Salve a tutte e a tutti. Questa puntata della Cudi Podcast è un po' diversa dalle altre, ha una formula peculiare. Il tema è le donne nelle fantasie di complotto e le fantasie di complotto tra le donne. Qual è il rapporto tra QAnon in particolare e le donne? Che ruolo hanno in quella sottocultura, in quel gioco di realtà alternativa, in quel movimento reazionario di massa? Come e perché ci sono entrate? Cosa dice QAnon a proposito delle donne? E da dove viene il discorso di QAnon sulle donne e delle donne dentro QAnon? La voce che sentirete tra poco è quella di Selene Pascarella, giornalista, criminologa, autrice di due libri, Tabloid Inferno e Pozzi, e di un'inchiesta pubblicata su JAP qualche tempo fa, in tre puntate, intitolata I satanisti ammazzano al sabato, citata nella seconda parte del mio La Cudi Complotto. All'inizio la voce di Selene la sentirete in uno scambio di messaggi vocali tra lei e me. A proposito, io sono Vuminguno. Questa puntata doveva essere un botta e risposta tra Selene e il sottoscritto su questi temi, ma io mi sono trovato a disagio, perché se la formula fosse rimasta la stessa delle prime due puntate, quella con Mariano Tomatis e quella con Luca Casarotti, con l'ospite che conversando con me mi pone delle domande, io mi sarei trovato in una situazione disagevole, mi sarei ritrovato maschio, bianco, etero, cisgender a parlare delle donne nel cospirazionismo. Nel libro ho cercato in ogni modo di evitare questa situazione, mettendo in campo degli stratagemmi, adottando delle tecniche particolari, e ho spiegato questo mio disagio a Selene. A questo punto c'è stato lo scambio di messaggi vocali. Allora, quando io ho letto il libro ho avuto una percezione, come se tu stessi un po' mantenendo un basso profilo, ti stessi giocando un po' a nascondere su questo tema. Cioè, si è beccato subito in una frasetta, quella mi pare proprio all'inizio, in cui dici tutti quanti danno per scontato le donne non abbiano un ruolo, ed è rimasta quella cosa lì. Io ho visto come un sasso gigante lanciato e poi messo un po' da parte. E un po' anche per questo mi sono intestardita in qualche modo ad affrontare questo argomento, perché mi sembrava un argomento importantissimo messo un po' acquattato sempre di lato, ok? Quindi secondo me tematizzarla questa cosa va bene, perché tu evidentemente hai percepito giustamente una criticità in quel modo di affrontare il discorso, nel mettere te davanti al tema, e il tema l'hai un po' sguinzagliato attraverso tutti i personaggi, no? Questa mi sembra una scelta giusta, mi sembra una scelta che funziona e che in qualche modo secondo me ha avuto presa, perché poi io l'ho apprezzata anche per questo, l'ho annusata. Sì, la questione era proprio quella, volevo evitare di sembrare il maschio che spiega come mai in QAnon ci sono tante donne. Ho disseminato le spiegazioni nella genealogia e nell'analisi dei temi che sono confluiti in QAnon, quindi appunto dalle ragazze delle streghe di Salem al ruolo delle donne nel riemergere della tematica satanica, da Mia Farrow in Rosemary's Baby a madre e figlia nell'Esorcista, all'analisi sociologica del perché hanno successo i film sui bambini diavolo. E poi c'è anche l'altra questione, appunto l'antivaccinismo, che è una sottocultura a maggioranza femminile, e poi questo gigantesco tema che è difficile affrontare senza tirar fuori il cliché dell'amore materno, che è quando al centro di una fantasia di complotto ci sono i bambini, quella fantasia di complotto si popola
più facilmente di donne. È un dato di fatto, ma è difficile esporre questo dato di fatto senza trasformare questa esposizione in una sfilza di cliché. Quindi ho veramente camminato sui gusci di uova e mi sono fatto aiutare citando autrici, quindi citando continuamente autrici che si sono occupate di QAnon o del panico satanico, e poi disseminando anche tra i personaggi, facendo in modo che non fossi sempre io a parlare, inventandomi questo personaggio di Valentina e della sua tesi, e vari escamotage e stratagemmi. Per questo dico che invece quando mi ritrovo io al di fuori del libro a dover affrontare questo tema, oggettivamente mi sento più a disagio perché non ho modo di farmi aiutare da una moltitudine di voci, è la mia voce e sono un maschio e dovrei spiegare il ruolo delle donne in queste sottoculture cospirazioniste. Oggettivamente è difficile se devo farlo rispondendo a una domanda diretta per giunta di una donna. Era quello il mio problema, no? Cioè, mi sentivo a disagio per questo. Abbiamo deciso che Selene avrebbe fatto un proprio intervento introdotto da questa mia spiegazione. E così sentirete Selene afferrare e dipanare quel filo della Q di complotto, spiraleggiandoci intorno con ulteriori approfondimenti e riflessioni. È un contributo, a mio avviso, prezioso che ci fa compiere nuovi passi in avanti nella comprensione del rapporto tra cospirazionismo e questione di genere. Buon ascolto. Into the Capitol in a mob, there's an estimated over 3 million people here today. So despite what the media tells you, boots on ground definitely say something different. There is a sea of nothing but red, white, and blue, patriots, and Trump. And it was amazing, we could see the president talk. We are now walking down the inaugural path to the Capitol building. 3 million plus people. God bless America, patriots. QAnon viene considerato un universo maschiocentrico. Eppure, le due figure politiche di spicco associate al movimento, Trump escluso, naturalmente, sono Marjorie Taylor Greene, eletta al Congresso per lo Stato della Georgia, e Lauren Boebert, eletta al Congresso per il Colorado. E due delle vittime, dei martiri dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, Ashley Babbitt e Roseanne Boyland, erano donne. Uno dei tanti meriti di La Q di complotto è di sfatare, fin dalle prime pagine, questa narrazione, mettendo a fuoco le contraddizioni e i paradossi che, liquidando l'esercito di Q come una milizia testosteronica tout court, vengono di solito dispersi nel calderone del folklore. Ed è un peccato, perché questi paradossi, queste contraddizioni, possono offrire una lettura interessante dell'immagine di America che Q cerca di imporre, ma soprattutto delle tecniche, a volte raffinate, a volte grossolane, nella stessa misura spontaneiste e pianificate, che cercano di svuotare di senso e di forza le rivendicazioni femministe, sostituendole con forme di soft empowerment legate ai ruoli tradizionali di cura e sostegno alla famiglia. Volendo riassumere in un'immagine queste narrazioni, si tratta di quelle che raccontano di super mamme che sollevano automobili con un braccio per salvare i propri figli, o che, nel caso di Q, combattono un complotto globale per salvare i bambini talpa, i figli di tutti, salvo poi ritornare a essere brave massaie americane. Partiamo dunque da uno di questi paradossi, il più macroscopico. Quello di Q dovrebbe essere un ambiente tossico per qualsiasi donna, e per molto tempo, in effetti, è stato del tutto respingente. Per capirlo, basta seguire le molliche che lo legano al Gamergate, ovvero alla violenta campagna denigratoria contro la sviluppatrice Zoe Quinn e tutte le donne che avevano denunciato l'alto livello di tossicità maschilista nell'ambiente dei videogiochi. Una campagna partita nel 2013 ed esplosa su piattaforme di condivisione come Reddit, 4chan e 8chan, tutti i territori
in comune con Quenon. Ciononostante, Quenon, dopo un'iniziale fase di diffidenza, inizia ad attrarre l'audience femminile. Non esiste un momento preciso in cui le donne scoprono Quenon, però è evidente che il suo affacciarsi al mainstream, attraverso piattaforme social come Facebook e Instagram, abbia contribuito ad aumentarne l'appeal presso il pubblico delle donne. Mia Bloom, autrice assieme a Sofia Moscalenko di Puzzles and Pedophiles, Inside the Mind of Quenon, sostiene che proprio l'arrivo su Instagram abbia contribuito a focalizzare la comunicazione di Q sull'hashtag Save the Children, gancio potentissimo per le donne della middle class, non necessariamente conservatrici. La Bloom le definisce QA Moms e rileva come il loro numero sia aumentato anche per effetto del lockdown globale, dovuto all'emergenza Covid. Salviamo i bambini, una campagna che pesca a mani basse sul senso di colpa delle donne, e le inchioda al ruolo primordiale di difesa della prole, proprio mentre a livello mondiale politiche sanitarie e securitarie rinchiudono le donne tra le mura di casa. Le narrazioni tossiche legate alla pandemia amplificano le fantasie cospiratorie di Quenon, portandole là dove non erano mai giunte prima. It was the worst day of my life. I was having a complete mental break. And really what had happened was I had fallen down the QAnon rabbit hole and fell hard, you know, and just lost it. I was completely triggered. E sono le ex QA moms a offrire uno squarcio sul futuro di QAnon e delle crisi che dovrà superare per mantenersi in vita, bypassando le contraddizioni interne, cosa che ha già fatto in passato. Sono le donne le principali protagoniste delle narrazioni della fuga, con video testimonianze pubblicate sui social e poi riprese e amplificate dai media mainstream. Quella che abbiamo appena ascoltato è la voce di Melissa Rain, divenuta virale con un video in cui distruggeva mascherine anti-Covid nel luglio del 2020, mentre racconta alla CNN come è stata risucchiata dalle fantasie cospiratorie di Q. La QAnon Rabbit Hole, spiega, ha distrutto la sua carriera e incrinato il rapporto con la sua famiglia. Uno schema che ricorre nel racconto di chi è stato cooptato in una setta, con la differenza che l'affiliazione è avvenuta totalmente a distanza, online, e l'isolamento progressivo da parte del soggetto agganciato non è stato necessario. Era già in atto, esasperato anche dall'isolamento Covid. Mentre l'allontanamento dei familiari è stato un effetto dello sprofondarsi nella buca del coniglio. Se non erano disposti, come Melissa e altre donne, a salvare i bambini, allora non erano più la sua famiglia. In un ennesimo cortocircuito è proprio l'incapacità di assolvere al ruolo di cura familiare la molla finale che spinge le fuoriuscite a rinnegare QAnon. Anche Marjorie Taylor Greene, in un contorto discorso di non abbiura in cui prende le distanze da Q dopo i fatti di Capitol Hill, spende gran parte della sua difesa nel descrivere il suo ruolo di brava madre che Q ha messo in discussione. Il cliché della super mamma salva bambini, come tutte le narrazioni tossiche, sfugge di mano e si rivela un boomerang. George Soros, Bill Gates, Tom Hanks, ma soprattutto Hillary Rodham Clinton. Va dato atto a QAnon di aver inserito almeno una donna nel pantheon dei suoi super villain. Hai presente il cargo che ha paralizzato per giorni il canale di Suez, Live or Given? Tutta colpa della Clinton. Anzi, tutto merito di Q, che ha fatto in modo di bloccare la sua porta container degli orrori in modo da smascherarla davanti al mondo intero. Immagino che tu pretenda di avere le prove, perciò via col fact-checking. Prova numero 1. La nave era di proprietà della Evergreen Marine Corporation, con sede a Taiwan. Indovina chi aveva ricevuto il nome in codice di Evergreen dai servizi segreti USA quando ricopriva il ruolo di First Lady. Hillary Rodham Clinton. Prova numero 2. Ogni cargo ha un identificativo alfanumerico
In questo caso si tratta di H3RC. Tre lettere che, noterai, sono le iniziali del nome Hillary Rodham Clinton. Ed eccoci arrivati alla prova numero 3. A che ora è avvenuto il diabolico incastro della nave cargo? Alle 13.01. Ora, come tutti sanno, il canale di Suez non restava chiuso dalla guerra dei sei giorni, nel lontano 1967. Sottraendo 1301 a 1967 si ottiene il numero 6. 666, il numero della bestia. E anni luce prima di quel principiante di rapper che ha fatto scandalizzare il mondo con le Satan Shoes, chi firmò un paio di sneaker New Balance 666 col nome suo e dell'altrettanto satanico marito? Hillary Rodham Clinton. Dunque è chiaro che la Clinton usava il cargo per lo smercio globale di adenocromo, ed è davvero un peccato che la Cabal sia riuscita a far ripartire la Ever proprio pochi minuti prima che una task force svelasse il suo reale contenuto. Scherzi a parte, è evidente che la Clinton sarà la nemica numero uno di Q a lungo, persino a prescindere dalla parabola di Trump, in contrapposizione al quale è assurta nera sacerdotessa della Cabal. Colpire Hillary attraverso gli strumenti classici dell'invettiva misogina, puntando su accuse grottesche e narrazioni degne di un romanzo fantasy, offre al movimento una campagna d'armi roboante e a basso mantenimento, dove lo scontro diretto con il tanto vituperato potere forte, di cui la Clinton è espressione al di là di ogni dubbio, si riduce a una pantomima, e per di più una pantomima che lavora per rafforzare lo status quo che vorrebbe abbattere. Tutto diventa nero. Tutto diventa complicato, ero improvvisamente attaccabile e ho capito dopo che in questo attacco c'entrava il fatto che mia figlia era una bambina molto bella, molto brava, faceva danza professionale. Quando sarebbe arrivato il risarcimento, che non è ancora arrivato, anche perché avevano perso il fascicolo a Modena, guarda un po', e quando sarebbe arrivato il risarcimento, quindi poteva incassarlo lei, se riuscivano a togliermi la patria potestà, era l'unica nipote in quel momento, quindi eredità dei nonni, la casa appena presa, adesso mi dico, quindi due conti si fanno presto a fare, l'avevano promessa a qualcuno. La Q di complotto traccia un legame tra gli schemi narrativi della caccia alle streghe e quelli delle moderne ondate di moral panic a matrice satanica, con le loro propaggini giudiziarie. Al loro interno, il ruolo delle donne è duplice. Sono quasi sempre donne le colpevoli, ma anche le grandi accusatrici in tribunale. Una donna, una madre, Judy Johnson, presenta la denuncia che dà il via al caso McMartin, il capostipite dei casi di isteria collettiva sfociati in procedimento giudiziario a danno di educatori infantili. Sono i genitori, e tra loro le madri, ad avere un ruolo chiave nella costruzione dell'impianto accusatorio della sua versione nostrana più eclatante, quello delle diaboliche maestre di Rignano Flaminio. Una ragazza, nel libro viene chiamata Simonetta, è la teste suprema contro Marco Dimitri e i bambini di Satana, nell'ambito di un'inchiesta fortissimamente voluta da una PM donna. Al centro della sciarada di accuse e sospetti, che ha permesso di indagare, processare e separare dai propri figli 20 persone, tra Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, nel caso dei Diavoli della Bassa, quello del podcast Veleno, c'è una rete di associazioni ed enti che si muovono a partire dal lavoro di psicologhe specializzate nel riconoscere gli abusi, o che, a furia di trovarne, anche dove non ci sono, si specializzeranno ben presto. Figure destinate a fare il salto della barricata e diventare le grandi accusate di un caso bibbiano che offre un curioso esempio di caccia alle streghe contro la caccia alle streghe e che ci fa capire, una volta di più, quanto sia scivoloso il terreno di uno storytelling che si basa sulle mele marce
e sulle Eva che ne hanno attinto il morso fatale. Da Salem a Bibbiano, le streghe continuano ad ardere e il rogo, con la sua colonna di fumo, serve per creare zone d'ombra in cui smarrire l'oggetto della crisi, contendendosi le spoglie ancora calde per le ragioni sbagliate. Come si legge in una delle pagine finali di L'acqua di complotto, le distorsioni causate dal cospirazionismo occultano le vere linee di frattura e producono un surrogato di conflitto. I apologize to you. I apologize. To you, I apologize. To the fake Pocahontas, I won't apologize. I'm going to get one of those little kids. And in the middle of the debate, when she proclaims that she's of Indian heritage, we're in the Me Too generation, so I have to be very gentle. And we will very gently take that kid and we will slowly toss it, hoping it doesn't hit her and injure her arm. Even though it only weighs probably 2 ounces. Per finire, a proposito di caccia alle streghe, Donald Trump non si è mosso soltanto contro la Cabal, ma ha anche più volte denunciato il complotto delle femministe, del movimento Me Too in particolare, a danno della mascolinità da lui così degnamente rappresentata. Va detto che è stato in buona compagnia e che dagli USA all'Italia, toccando tutti i 4 angoli del globo, l'intero arco costituzionale si è sentito in dovere di denunciare il pericolo che il diritto a uscire dallo schema della vittima silenziosa sfociasse in un nuovo maccartismo, in una vera e propria caccia alle streghe. In questi ultimi anni mi sono spesso interrogata su questa espressione, sempre apripista di narrazioni tossiche di genere e non. E la lettura della Q di complotto ha contribuito alla riflessione. Esistono caccia alle streghe non vere e non proprie? E nel caso, come facciamo a distinguerle? Sono partita dalla distinzione che fai tra complotto e fantasia di complotto. C'è una rete ristretta di donne che, assise nei posti chiave del potere, lavora nell'ombra per soppiantare il maschio? Non direi. A parte ovviamente Hillary Clinton, che è a capo di tutti i complotti che possiamo immaginare. Esiste, al contrario, una marea di donne che lavora, combatte, si espone, mettendoci il corpo e la faccia per superare la struttura patriarcale su cui si fonda ogni elemento portante della società in cui viviamo, complottiste sotto il sole. Il Me Too, persino nella sua versione più sussunta e quindi spuntata dal sistema mainstream, ha rappresentato un punto di partenza che non a caso i movimenti hanno subito voluto calare nella realtà oltre i social network, superandolo con il We Together, per spezzare la disparità di potere che è alla base degli abusi. In campo c'era la denuncia da parte di donne che non si limitavano a essere oggetto di una narrazione vittimizzante, ma si confrontavano da pari a pari con gli uomini che le avevano trasformate in vittime, osando raccontare la loro storia e facendo nomi e cognomi. Ribaltando la bilancia, non per forza quella della giustizia, anche grazie all'utilizzo dei social per ridurre lo svantaggio a livello di copertura di fuoco del loro messaggio rispetto a uomini con una superiore quantità di mezzi e di media a disposizione. Perché il tipo di narrazione in cui erano incastrate si fondava sul loro anonimato, una delle tante ragazze, e sulla innominabilità del soggetto abusante, un generico pezzo grosso. La maggior parte di quelle donne sapeva che la denuncia non avrebbe portato a un procedimento giudiziario per numerose ragioni. Era passato troppo tempo dei fatti, non erano state raccolte prove fisiche, testimonianze, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la prima di queste ragioni è che ogni donna vittima di violenze e abusi trova la strada per la giustizia in tribunale sbarrata da 1000 ostacoli, anche se decide di denunciare subito. Eppure quelle donne hanno parlato e tante si sono unite a loro, scoprendo che le loro storie si somigliavano molto, ma non di quel genere di somiglianza schematica che caratterizza lo sciame narrativo del moral panic, con particolari artefatti clamorosi che sembrano spuntare tale e quali a Rignano Flaminio e a Manhattan Beach.
i particolari del racconto cambiavano, le location, i tizi erano diversi, anche se a volte la lista delle loro vittime era davvero lunga, al punto che alcune di loro scoprivano di avere un tizio in comune. La storia restava identica a livello profondo. Questo è un mondo di uomini che non hanno bisogno di nessun piano segreto per conquistarlo, ma fanno affidamento su un patto del silenzio atavico per mantenere le cose come stanno. Se una donna denuncia un abuso, è l'unico caso in cui non è il colpevole essere presunto, per ovvie ragioni di garantismo, ma il reato, la famosa presunta violenza sessuale. Se una donna viene ritenuta vittima di un abuso, anche contrariamente a ciò che dice, verrà percorsa ogni strada possibile per punire il misfatto, anche se questo misfatto rientra in una categoria, l'abuso rituale satanico, la cui esistenza è difficilmente dimostrabile. Insomma, un abuso è un abuso se un'autorità superiore alla donna lo definisce tale o se ha bisogno di usarlo per fini politici o propagandistici. Se un bambino, nel Lazio o in California, racconta di essere stato costretto a un rito satanico mentre era a scuola, ma non proprio a scuola, bensì in una specie di castello degli orrori dove è arrivato da un misterioso passaggio segreto a bordo di un mezzo imprecisato, l'autorità giudiziaria prenderà per buona quella narrazione, spesso senza verificare la sua fattibilità minima, a partire dall'esistenza del mezzo, del passaggio segreto, del castello e del mostro che avrebbe dovuto abitarlo, che di fatto non esistono. Ma pazienza, i bambini non mentono. Se donne diverse, senza essersi parlate o influenzate, riportano di essere state convocate per un incontro di lavoro, per poi essere aggredite in una camera d'albergo o in una villa, luoghi precisi con tanto di numero civico e telecamere che riprendono H24, luoghi dove sono entrate accompagnate da persone di fiducia, collaboratori persino del loro aggressore, individui del tutto consapevoli del fatto che stava per consumarsi un'aggressione a loro danno. Nemmeno l'incontrovertibile esistenza della stanza, dell'aggressore, del testimone, della reiterazione dell'aggressione basterà a dare credibilità alla loro fantasticheria. Di fatto tutti questi elementi esistono, ma si sa, le donne sono tutte bugiarde e comunque di certo portavano una gonna troppo corta. Per alimentare la sua crociata, Cuenon ha bisogno delle vere donne, le madri disposte a tutto per salvare i bambini dal demonio. Ma allo stesso tempo pretende che le donne, le altre, quelle che non sono le donne di Q, restino ciò che sono sempre state in realtà: streghe. Prendo in prestito le parole di Valentina, una dei personaggi della Q di complotto. Quando si evoca Satana, lo si fa solo ed esclusivamente per additare streghe. Davvero grazie a Selene per questo contributo, per questi nuovi spunti che mi spronano a proseguire nell'indagine, ogni volta mettendo anche in discussione la mia postazione, la mia postura, il luogo da cui faccio indagine. La prossima puntata della QD Podcast, la quarta, avrà come ospite l'antropologa Stefania Consigliere, autrice di diversi libri, tra cui l'ultimo edito da Deriva Prodi, Favole del Reincanto, che mi è stato molto utile per scrivere la Q di complotto, oltre che autrice insieme a Cristina Zavaroni di due importanti interventi usciti su JAP nel 2020 in piena emergenza pandemica, uno sull'effetto nocebo di Io resto a casa e l'altro sulla distorta idea di salute che ci ha portato a reagire in quel modo alla pandemia. Quindi a risentirci alla prossima puntata. Thank you.
Neon the month.